Buongiorno da Arezzo. Stai provando ad aggiustare i tuoi difetti di pronuncia? I sassi sono solidi. Bene, perché quest'oggi ti aiuto ad acquisire padronanza degli organi che ti permettono di parlare. È quello che merita, signor Parford. Beh, vedi di tirarmi via quella lingua dal culo, Gary. I cani leccano. E tu non sei un cane, vero, Gary? No, signor, proprio no. Abbiamo visto negli ultimi video come puoi correggere alcuni difetti di pronuncia, ma per poter lavorare sulla correzione di questi difetti abbiamo bisogno di un apparato fonatorio tonico e consapevole. Ma come fai ad essere tonico con le labbra, la lingua e tutto il resto? Inizia da oggi con gli esercizi che trovi in questo video. Ovviamente non sono ad Arezzo, ma Arezzo si pronuncia con la E chiusa. L'apparato fonatorio va esercitato, è la tua interfaccia di comunicazione. Dedicaci un po' di attenzione, anche perché è inutile che spendi 10.000 ore in palestra per un fisico da spartano se poi parli in questo modo. Ci sono esercizi specifici per lingua, labbra, guance, eccetera, eccetera, ma in genere ognuno degli esercizi aiuta un po' tutto l'apparato. Mi è stato inoltre chiesto un approfondimento sulla Z. Partiamo proprio da qui. Anche nella Z, come nella S, si distinguono due pronunce, sorda e sonora. C'è la Z sorda di zucchero e la Z sonora di pranzo, che hanno la trascrizione fonetica che vedi qui a fianco. La Z? Tra l'altro Z si pronuncia con la E aperta, è una consonante affricata dentale. Tralasciando noiosi dettagli, la Z, quella sorda, non è altro che una T seguita da una S, senza l'intervento delle corde vocali. La Z sonora invece viene prodotta aggiungendo la vibrazione delle corde vocali a T, che diventa D, e a S sorda, che diventa S sonora. Semplice, no? Mica tanto, io non so pronunciarla, la F. Allora vai a vederti il video precedente con una sola lezione e un po' di esercizio, avrai una S da fare invidia ai tuoi amici. Anzi, vai a vederteli tutti i video, quelli sulla R, quelli sulla G, e aperta, e chiusa, o aperta, o chiusa, l'accento regionale, come pronunciare i nomi, eccetera, 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 e per non perderne nemmeno uno, iscriviti al canale ed attiva la campanellina, sarai avvisato dell'uscita di ogni video. Inizieremo questa serie di video con gli esercizi per le labbra. Per allenare le labbra, protondi e distendi le labbra molte volte di seguito, come se dicessi I ed U, senza mai staccarle tra loro. Poi spingi le labbra in avanti e in alto, verso la punta del naso. Spingi le labbra in avanti come per dare un bacio, poi muovile a destra e sinistra, cercando di non muovere la testa. E la testa mica l'ho girata. Metti una matita tra le labbra e il naso cercando di non farla cadere. Tenendo le labbra chiuse, fingi di masticare una gomma. La gomma diventa man mano più grande, ma le labbra non si aprono. Se ci metti anche la vibrazione delle corde vocali e fai questo, diventa pure un ottimo training per scaldare la voce. Prova a fare vibrare le labbra come un cavallo che sbuffa. Se non ci riesci, aiutati con le mani in questo modo, in modo da diminuire la sezione di uscita dell'aria e tenere ferme le guance.
Prova a fare, con le labbra tese, tanti scoppi, come imitare lo sbucciamento di un'ottima bottiglia di vino italiano, sempre più forti. Fai sparire le labbra all'interno della bocca e poi falle riapparire. Noi consigliamo questo qua. Quello della strega orba ti porterà dritto alla cantina di Mielandia. Ma devi sbrigarti, Gazza sta venendo qui. Oh Harry, ricordati, quando hai finito, dalle un colpetto e di fatto il misfatto. Altrimenti può leggerla chiunque. Ti lascio infine alcuni scioglilingua per allenare la R e la S che abbiamo visto nei video precedenti. Fidati, anche una pessima R può essere sistemata. And now, I'm a changed man. Tre bruni bruchi, tre bruchi bruni, tre bruni bruchi, tre bruchi bruni, tre bruni bruchi, tre bruchi bruni. Ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non s'adesca, c'è l'acqua troppo fresca, conviene che la finisca, non prenderò mai una lisca, mi metto in tasca l'esca e torno dalla pesca. Quest'ultimo scioglilingua ti aiuterà anche per le E aperte e le E chiuse. Come hai sentito, esco per la pesca. Finalmente, esci da questo corpo deforme! Entra in me! Cosa sei? Cerca tutta la serie di video sulla E aperta e sulla E chiusa partendo da questa playlist. Non te ne pentirai. Non serve che te lo dica, ma tutte le puntate sulla dizione sono a disposizione gratuitamente sul mio canale YouTube. Guardatele tutte e se hai qualche dubbio, scrivilo nei commenti. Così come Roberta ha chiesto come si pronunciasse Roberta. E in effetti si pronuncia Roberta. E come disse uno dei seguaci del canale, è ancora bravo per il canale YouTube. Ne ho cercati molti su YouTube. Il più completo di tutti. Completo è con la E aperta. La prossima settimana vedremo un altro allenamento, quello per la lingua. Infine, lo ammetto, spero mi sia sfuggito qualche errore di dizione, così puoi andare a cercarlo all'interno del video. Siccome nessuno ci è arrivato, questa citazione viene dal film Dogma. Ecco a voi il Cristo Compagnone. E se vuoi scoprire come posso aiutarti a migliorare la tua dizione e la tua pronuncia, prenota una breve consulenza gratuita su Skype. Puoi farlo attraverso il mio sito web ufficiale oppure attraverso Instagram. Come preferisci tu. Come al solito ti invito a mettere un bel like e a curiosare tutti gli altri video in giro per il canale. Sta scegliendo il modo in cui vestirsi. Adesso fra 3 ore ricomincio a registrare. She's a woman.